Oggi voglio parlarti del CTU e il consulente tecnico di parte nella causa di separazione. Vediamo di cosa si tratta. Ciao, sono Fabrizio Bartolini e sono un avvocato cassazionista, cioè un avvocato che può assistere i propri clienti in tutti i tre gradi di giudizio previsti nel nostro ordinamento e quindi anche dinanzi alla Corte di Cassazione. Oggi voglio parlarti del CTU, del consulente tecnico d'ufficio in un giudizio di separazione. Vediamo tutti i risvolti e chiariamo tutti i dubbi. I tentativi che hai fatto per cercare di risolvere la crisi coniugale non sono andati in porto e non per colpa tua. Hai cercato invano di trovare una soluzione alla separazione in maniera consensuale e anche questo tentativo è fallito e ti ritrovi in una battaglia legale dove la conflittualità è a dir poco accesa, dove ogni questione è frutto di contestazione, tanto che persino il giudice si trova nella difficoltà di comprendere cosa sia meglio per il minore, perché in tribunale, come saprai, l'interesse primario è quello del figlio minore. Devi sapere che per il tribunale, appunto, è giusto che sia così, la tutela principale e a cui guarda è quella del figlio, del minorenne. E quindi a questo scopo può venir nominato un consulente tecnico, quello che viene chiamato CTU. Nelle situazioni familiari, il CTU di solito è sempre uno psicologo, uno psichiatra o un neuropsichiatra infantile. Ma qual è il compito della CTU e che rilevanza avrà poi nel procedimento il risultato, la relazione di questo consulente? Beh, in teoria la CTU non è una prova, ma una mera consulenza su questioni tecniche di cui il giudice non ha specifica conoscenza. Ma dalla teoria alla pratica ce ne corre, perché nella realtà la CTU avrà un peso rilevante, tanto che la decisione di molti procedimenti si basa sostanzialmente proprio sulla CTU, se non persino una trasposizione integrale di ciò che viene detto nella CTU nella sentenza. Il CTU viene nominato da un elenco di periti presso il tribunale e viene scelto dal giudice proprio a garanzia di terzietà rispetto alle parti. Garanzia di terzietà, non garanzia che il CTU sappia fare bene il suo lavoro, che è altra cosa. Il suo compito sarà quello di osservare la condizione psicofisica del minore, la relazione di quest'ultimo con ciascuno dei genitori e i nuclei familiari di appartenenza. In particolare, l'esame psicologico dei genitori sarà focalizzato sull'accertamento delle reciproche idoneità genitoriali. Ovviamente siamo in casi di accesa conflittualità. Seppure il matrimonio è fallito, si resta sempre genitori, ma purtroppo spesso questa funzione viene strumentalizzata per vendicarsi dell'altro coniuge. Si impediscono le visite, si mettono su i figli contro l'altro genitore, si ostacolano i momenti di visita, magari con incessanti telefonate. In pratica si cerca di distruggere la figura dell'altro genitore agli occhi del figlio, non capendo che così facendo non si danneggia l'ex, ma il minore stesso, il figlio stesso ne ha un danno. Ecco allora che in queste situazioni, più frequenti di quelle che si creda, la presenza di un CTU può aiutare il giudice a prendere la giusta decisione relativamente al tipo di affidamento, per esempio esclusivo o condiviso, rispetto ai tempi e le modalità di visita, ai doveri di mantenimento. Non si creda però che il CTU sia una manna dal cielo e che sia sempre affidabile, nel senso che comunque è sempre consigliabile affiancare un proprio consulente all'attività del CTU, poiché se questi commettesse degli errori, tecnicamente saremo in grado di farli rilevare solo con l'ausilio di un altro tecnico. Infatti io ti ho detto che il CTU dovrebbe essere garanzia di terzietà, ma non che sappia fare davvero e bene il suo lavoro. Ecco quindi la necessità di affiancare al CTU la figura del consulente tecnico di parte, cosiddetto CTP. Il CTP è colui che affianca il consulente del giudice nelle attività peritali e anche criticandole, dando elementi di riflessione al giudice, aiutando in questo caso l'avvocato su temi diciamo scientifici, tecnici di cui non è a conoscenza. È molto importante questa fase, è molto importante curare bene
il momento e diciamo è tutto il procedimento con cui si giunge alla relazione del CTU, perché ripeto, spesso poi i tribunali si fondano su questo, su questa consulenza. Quando si parla per esempio di convivenza oppure quando si va dinanzi al tribunale dei minorenni, spesso il CTU, che può comunque venire nominato, però spesso si delega anche agli assistenti sociali per una prima relazione, solo in un secondo momento può venire nominato un consulente tecnico. Però è molto importante questa fase, qualora venga nominato il CTU, perché appunto anche non nominare o non affiancare un consulente tecnico di parte, confidando interamente nella terzietà e nel, diciamo, nell'operato del CTU, può portare a conseguenze disastrose, anche perché spesso se io non metto il consulente tecnico di parte, non lo affianco al CTU, va bene, me lo può mettere l'altra parte, e quindi io avrò un procedimento, una relazione zoppa, dove da un lato vi è un consulente di parte che affiancherà il CTU e io rimarrò scoperto, totalmente alla mercé dell'altra parte, senza poter controllare nemmeno il suo operato. Per quanto riguarda poi le spese di CTU, le spese sono a carico della parte richiedente. Quindi se fosse il tribunale a richiederlo, ci si dovrebbe, diciamo, aspettare che sia il tribunale ad assumersi queste spese. In realtà non è così, perché le mette a carico delle parti al 50%. Solo colui che usufruisce del gratuito patrocinio si può sottrarre dal sostenere ovviamente le spese nei confronti del CTU. Ma in questo caso è successo anche episodi molto particolari dove il CTU ha richiesto i denari del suo compenso, liquidati dal giudice ovviamente, anche a colui che aveva il gratuito patrocinio, che ovviamente non era impossibilitato, mentre l'altra parte era possibilitata a pagare, e quindi siccome vi era una parte pagante e una no, il consulente ha fatto tutto tranne che l'opera di terzietà, è andato a favore della parte pagante. Ma ci sono molte sfaccettature, questo è solo un esempio di come poi possono andare le cose, perché purtroppo non si creda che questi principi di terzietà o anche di saper fare, diciamo, correttamente il proprio lavoro siano le basi e su cui si dovrebbe fondare una consulenza, ma in realtà queste basi è già difficile trovarle, è difficile trovare effettivamente anche un CTU terzo che faccia oggettivamente le proprie considerazioni, indipendentemente se si è affiancato o meno da un consulente di parte, indipendentemente se uno abbia il gratuito patrocinio o meno, bene. E inoltre anche che lo sappia fare bene il proprio lavoro, che sappia, diciamo, essere oggettivo e fare una valutazione oggettiva e non personale, magari perché ha preso in simpatia una parte o l'altra. Ma purtroppo nella realtà spesso si verifica il contrario, si verifica quello che non si dovrebbe verificare, e allora il consulente tecnico è un'attività importante, decisiva per una causa, e per una causa soprattutto anche di separazione, e che va ben seguito e attentamente monitorato. Bene, se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace ed iscriviti al mio canale per essere aggiornato sempre sui miei prossimi video. Se invece vuoi richiedermi assistenza in diritto della famiglia, scrivimi e sarò lieto di assisterti e ascoltarti nel migliore dei modi. Ciao, a presto!